Ma è quale? È stata la finale questa. È stata. Quanto è stata? Quanto è finito? Quanto finì? 1-0. Chi segnò? Eccolo. Molto bene. Che sta facendo con queste bottiglie in mano, pazzo? Fammi vedere questa cosa bella, bella che sta. Solo tu però, nessuno è la squadra. Perché io vado contro la violenza delle donne? Motorongo, un vaso. Un vaso di fiori. L'hai visto, Fred? Se non è questa una bella partita, quella che fu la finale dell'ultima edizione, perché Italia e Napoli si sono affrontate nel luglio passato, finì 1-0, gol di Freddy Dagg, consegnò il titolo di campione in carica al Napoli. Adesso si affrontano con una situazione in classifica in cui vede la formazione oggi in maglia azzurra. Terza in classifica con 11 punti, quella in maglia nera a 15 punti in 5 gare. L'Italia ha una in più, 6. Nel mezzo i Baretti che stanno giocando di là sull'altro campo contro il Seltavino. L'equipe ne ha 13 di punti. Vediamo in questo nuovo testa a testa tra questi due big del nostro calcio quanto finirà. Lo dici tu, eh? Il Grasso opta per un 2-1 per la formazione di Amedeo Palumbo e Umberto Naviglia. C'è Umberto? Non c'è Umberto, sbaglio, non lo vedo. No, anzi, non lo sto facendo. No. Assolutamente. No, però potrebbe essere quello fuori. E c'è un fallo. Finì 3-0 lo scorso 12 marzo invece in Elite League. 3-0 per il Napoli. Tripletta di Freddy Dagg. Calcia Marco Ricciolio. Prima punizione del match De Luca. Oh, ma io pensavo quello col cappello fuori che sta là. No, no. Che sei pazzo. Ma quello chi è? Non no, voglio, non sono un po' fuso. Allora, formazione di Luca in porta, Danese al centro, ai lati Petagna. Divenuto? Divenuto, sì. Ok, guai, non ci vedo. Finella incredibile, Petagna a destra, Vetrano lì in mezzo. E Mezzali, Citarella e Naviglia. Avanti Freddy Dagg. Amedeo, la punizione di Fantantonio segnata la settimana fa. Ma avete contato i passi di quella barriera? Io perciò dicevo, ma com'è passata? Ragazzi, io l'ho visto. Era lunghissima. Sicuramente bella punizione, eh. Sì, ma No. Gaudieri resiste alla carica continua di Danese e poi fa 1-0 per l'Italia. Italia che viene dal pareggio contro gli S3 3-3. Il Napoli invece arriva dalla vittoria convincente 4-0 contro l'AC Wimbledon. Onestamente mi avete un po' smontato il gruppo perché noi eravamo carichissimi. Però ti posso dire una cosa, molto aggressivo. Si è vista la partita? Sì. Poi siamo andati veramente un po' di più. Bloccati per 17-18 minuti, vi ho spianato io la strada. Sì, sì. Perché se non facevo quella minchiata. Il gol di Umberto è bellissimo. Il gol di Umberto bellissimo e io lì live ho detto che è successo, ecco perché ho perso i passi. Quello era un bel cross sul secondo. Oh, aiù! Che Umberto ha raccolto e mi ha messo pure in contropiede. Perché stavo per uscire sul secondo. E poi la punizione di Fantantonio, secondo me là ci sono 2-3 passi in più. La punizione è bella, però ecco, passa perché la barriera è veramente distante. Hai visto? Sì, sì, secondo il PSG. Stai amico. Giocando là? Sì. E giocavo l'anno scorso terzino. Ho fatto una stagione da giocatore in movimento in quel campetto. 6-7 si gioca. Vai, vai. Emanuele Esposito. Danese Mura, Napoli un attimo, partito il freno a mano, formazione Italia, non l'ho detta, Frank in porta, al centro intanto si chiama Bruno, caccia sul primo. Vediamo un po', e allora Bruno al centro della difesa, ai lati Oriente, e prova Freddy. Frank disinnesca, Riccioli al centro, Bruno a sinistra, a destra mi ripeti come si chiama, dico? Antonio. Antonio com'è? No. Come no? No, scherza proprio. Traversa! Occhio.
Cavaliere a destra, interno imperatore, mezzale Emanuele Esposito, oriente avanti Gaudiri a disposizione di Goricciolio per l'Italia, Palumbo per il Napoli sotto di una rete, ha più due lunghezze dall'equipe che sta giocando di lato. Sta vincendo, Celta, sta vincendo? 2-0. Ma com'è? Come mai è iniziato? Mi hanno detto 2-0. Ma non è vero, mo è iniziato dopo di voi, mo è iniziato. No, no, già sono un paio di minuti, È iniziato ora fase, ha anche fatto male a Gaudiri. È uscito? Prova Umberto. È uscito? Oh, occhio, perché sarebbe l'ennesimo infortunio. E allora, abbiamo visto bei appuntamenti questo pomeriggio, una bella sfida in Under League tra Mozambico e Borussia, la grande sfida tra Inter e Real Madrid, quella ancora di più tra Tocala e Barberia, testa a testa nella Major. Adesso il replay della finale ultima. Speriamo faccia alzare un po' la temperatura che sta scendendo sotto i 6 gradi. E c'è un pallone interessante per Oriente. De Luca la mantiene in campo, fa correre un po' Freddi, si accentra. Tiro! Quasi come in finale. Imperatore pressato da Fantantonio, deve concedere la rimessa laterale. Quasi ottavo minuto di gioco. Un minuto. Le mani di Naviglia. Cita. I due marcatori delle prime due reti contro i Wimbledon. Divenuto. Freddi. Si allunga a sinistra. Contro Cavaliere. Sterzata. Tiro. Deviato. Raccoglie Umberto Naviglia. Mette in rete 1-1, pareggia il Napoli. Reazione immediata dei campioni in carica. Altro gol di Umberto che in questa stagione sta collezionando diversi gol. Quinta marcatura, 5 assist per Umberto. Serio candidato per i migliori di giocatori. È una delle stagioni dai numeri più alti di Naviglia. Palla dentro, si stacca Gaudieri, danese in copertura con un fallo in attacco. È perché sì, veniva sempre con la maglietta verde, perché se non mi sbaglio giovane, poi Esposillipo. Lui sì, è veramente una viglia. Lui era, non era il capitano, Galluccio Navato, non mi ricordo il nome della squadra, però era un compagno verde e facevano tipo 6 gol a partita. Fondo per Emanuele Esposito. Oh. Cambio, entra Medeo, esce, credo Petagna, primo cambio. Mi sono scordato solamente un particolare: chi gioca alle 23? Red Blood. Non mi ricordo proprio. Ah sì, hai ragione. Eccoli là. Eccoli là, infatti si chiude con Red Blood, Red Blood. Non mi ricordo proprio. Palla dentro sul fondo. Eh sì, Red Blood, Liverpool, no, già hanno giocato. Occhio a Freddy. Non passa questo pallone, c'è un gambone di Cavaliere, poi Imperatore, tutta su, verso Gaudiri, che prova lo sprint, De Luca, esce benissimo. Mani di Bruno. Gaudiri. Danese su di lui, parte un cross, piedone di Divo. Danese. Tutta larga di là. Freddi. Tutta qua per Amedeo. Buono il controllo di coscia. Palla dentro al volo, che azione! Cita, fondo. Imperatore. Scherma vetrano. Poi Freddi. Senti oggi Peppe Esposito rispetto all'ultima sfida. Rientra invece appunto Tag. Rientra Danese che qua prova la meteora! Ma non ha di Frank. Palla raso, ci te raccoglie 1-2 con
Naviglia, Murato. Mani. Perso. Citarella si disturba un po' con Divo. In uscita Imperatore. Palla dietro per Danese, che cerca l'apertura per Naviglia, lo trova benissimo. Sovrappone Amedeo. Naviglia rientra. Mancino, Murato da Bruno. Mani di Venuto. Naviglia. Ancora Divo. Appoggio però. Non è per un compagno, ma c'è Emanuele. Ancora di Venuto. Grande sprint. Recupero. Sale lui. Prova la giocata, ma va a pestare la tibia di Imperatore. Si gioca. Bruno. Morbida dentro. Divo allontana. Gambone di Imperatore. Amedeo svetta. Naviglia prolunga. Diego sinistro, De Luca, e poi salva tutto Danese. Bello aereo. Bruno prova a lanciarsi, corpo avanti su Amedeo, ultimo tocco è di Bruno. Mani di Umberto, tutta di là verso Di Venuto. Poi raccoglie l'Italia, palla a Gaudieri. Ai ai ai, punizione dal limite. È una punizione centrale molto molto pericolosa. Tre in barriera. Vediamo un po', cacciamo Gaudieri. Tiro fuori di nulla. Palla verso Scita, che prova una raccolta pazzesca. Bombone di Freddy. Disinnesca Frank. Delle Alisi. Cerca l'appoggio su Emanuele. Palla su di Bruno. Testa di Freddy. Occhio al duello contro Diego. Ritorna al Divo. Mastica il controllo, però va di sfondamento dopo. Poi mantiene il possesso. Calcia su Marco Ricciolio. Fantantonio con Meteora. Fuori. Doveva già tutti al cappello di questi uguali. Allarga lo schieramento la squadra dell'Italia, gira palla così. Diego. Poi Bruno da là. Occhio che batte! Parata e palo schiena angolo. Ai 20 cambia un po' il Napoli, entra il Divo, esce Umberto per risistemare lo schieramento difensivo, visto che hanno un difensore in meno. Cita di prima, occhio a Bruno che mette fuori. Rimessa laterale per la squadra in maglia nera, i nuovi completini del Napoli, lo scudetto in petto, sposato bene anche con la stagione passata in cui Napoli si è laureato campione della Serie A. Il nostro Napoli invece campione del circuito, un po' come l'Italia quando vinse l'Europeo, la nostra nazionale invece, l'Italia di Oriente Imperatore. Trionfo nel nostro circuito, portiamo quasi bene quando una delle nostre vince qualcosa qui da noi. Vediamo Marco. Ancora Marco, prova lui da qua. Occhio, Danese respinge. Imperatore, che missile! Parata di De Luca con i pugni. Gran tiro di Gio. Bruno, mamma mia che brutto retropassaggio, Frank deve fare veramente gli straordinari, straordinario qua a Natale. Faccione evita l'autogol. Poi Imperatore, in avanti, contro Oriente, palla fuori. Uscita di Ricciolio.
Ci ecco, cruciato troppo azzeccato, vai, buttati. C'è la palla, c'è la palla. Facciamo lì, da qua. Divo esce con un pallone di là per Petagna. Ancora Petagna che va a raccogliere questo rimpallo. Amedeo scende un po', resiste, cross che attraversa tutta l'area, rimessa. Aia, chiede scusa Marco. C'è il giallo. E allora intervento arancione di Marco Ricciolio, rivedendo le immagini. La gamba si tende non poco, anche all'altezza del ginocchio, anche se per un mezzo secondo, e comunque provando a intervenire su un pallone che era a mezz'aria. Fant'Antonio, pugni di Natale. Si contrasta là. Operatore spinge fuori, rimessa. Petrano, Petagna, palla di qua, difficile. Divo, morbida dentro, testa di Imperatore, sponda di Gaudieri, intervento di Danese, spizzata di Petrano, raccoglie ancora Imperatore, rimescola in avanti, Gaudieri, prova. Contatto con Divo, tutto regolare. Petagna, verticale, a muro Citarella, allarga Petrano, palla Medeo, punta Cavaliere che mette fuori. 24esimo del primo tempo, palla fuori, mette un piede degli Alisi. Poi palla per De Luca, Freddi. Vetrano scende un po', ancora per Freddi, cross al volo Palumbo con Frank che chiude, mano su Divo di testa, ancora Frank, Bruno, Marco, largo giro palla tra Bruno e Marco Ricciolio, poi in mezzo per Imperatore. Marco tutta di là. Primo tempo, perché il minuto se ne va così, con il giro palla alle retrovie. Parità perfetta tra Napoli e Italia, 1-1. Comincia la ripresa al sinistro di Diego, deviazione del muro, angolo. Mi sa che l'hanno portata di là. Palla morbida in mezzo, pugni di De Luca, si coordina oriente, fondo. Va, beve quanto vuoi. Liberato Raviglia, schiena di Marco, raccoglie Frank. Mano qua per Oriente. Al gol di Gaudieri ha risposto Naviglia nel primo tempo. Per adesso si continua sulla scia del primo tempo, questo inizio di ripresa. 1-1, perfetta parità tra le due finaliste dell'ultimo viaggio sbordoniano e tra le squadre che arrivarono prima e seconda in questa Lega. L'ultima edizione, quella vinta poi dal Napoli in finale contro l'Italia. Italia ha 21 punti e Napoli ha 18. Fu l'elite dell'ultima edizione, la 22esima. Diego Alta. Cita da Annaviglia. Ritorna di là da Danese.
in avanti per Cita. Cross, Frank raccoglie, mano per Diego. Sale un po', sposta di là. Ancora Diego che si allunga. Rimessa. 1-2 Oriente Emanuele. Esposito dentro, raccoglie, tacco, magia di Diego Ricciolio. Italia in vantaggio, controllo e tacco in un secondo. 2-1 Italia. Di là Jenny. 2-0 equipe. 2-1 Italia. In questo momento cambia la classifica della prima liga, della Liga Massima, con il Celta che avversario. Intanto reazione immediata, come nel primo tempo, con Naviglia che sfiora la rete. In questo momento il Celta se la sta vedendo brutta, penultima in classifica dopo un grande inizio, fuori dalla Champions in questo momento la squadra di Trematerra. Italia che in questo momento invece sta salendo a 14 punti in classifica. Citarella prova a spostare e il Napoli invece è sorpassato dall'equipe in questo momento qua, con lo scontro diretto da giocare che sarà da brividi tra equipe e Napoli, visto che c'è un, ci sono le sfide più volte lanciate attraverso la SLK. Equipe che ha perso terreno nell'ultima settimana pareggiando 1-1 contro il Liverpool, si sta rivelando un degno avversario in questa Lega Massima. Fondo. De Luca gioca su Petagna, poi Danese, Palumbo, testa bassa per mezzo, rimessa. Naviglia, Petagna, cross in mezzo, Frank in due tempi la trova. Cavaliere, Ricciolo va su, divenuto. Tocca questo pallone a cercare Citarella, l'ultimo tocco dovrebbe essere suo, è così. Le mani, testa del vivo, doppia. Qualcosa succede da quelle parti. Occhio a Gaudieri, mancino De Luca a due mani. C'è il tocco e il pallone entra di Gaudieri, raccoglie De Luca. Sant'Antonio, Vetrano, cerca la palla per Umberto Lunga. Oriente, Manu. Calma, calma però. Ricciolio, Oriente. Frank, Letta questa palla, Cita. Col Wimbledon ha segnato e contro l'Italia no. La stessa palla questa, oh. Se la faccio vedere ai miei si incazzano. E allora, una cosa importante volevo vedere e controllare questo momento qua. La temperatura sta scendendo sotto i 6 gradi. È il weekend più freddo dell'ultimo anno. Chi ha mai giocato con 6 gradi? Anche a gennaio l'anno scorso non c'erano 6 gradi. Vediamo. 2-1 per gli azzurri. Fallo lì, su Diego. Diego, calcio punizione per l'Italia. Sinistro, alto. Tolleranza o zero tolleranza? Lo decidono loro. Gaudieri. Fallo su Freddy. Punizione. Quindi vai fiscale, vai fiscale. Deva riguardo la precisione di quanto dovessero essere battute le rimesse laterali in una gara d'elite, fiscalità al massimo.
visto che non c'è stata la discussione tra i capitani sulla modalità della battuta nelle leghe inferiori, facciamo decidere ai capitani, occhio, ma non a di De Luca sul retropassaggio, o meglio colpo di testa all'indietro del Divo. A scacchi la partita, 2-1 per l'Italia che ha trovato il gol nella ripresa. Palla dentro, colpo di testa del Divo. Si fa con le mani, Oriente, dentro, testa di Amedeo, testa di Imperatore. Occhio perché c'è un retropassaggio di Bruno, numero 2 ancora una volta, Frank a volo. È bravissimo a gestire questa palla difficile. Diego tutta di là, verso Gaudieri, testa di Petagna. Ritmo che sta... ora si sta sollevando. Freddi taglia il campo come in finale dove fece gol, fallo di Diego. Stavolta non gli fa prendere velocità, punizione. Freddi in porta! Fuori di nulla. Non male la punizione di Diego, di Freddi, scusate. Palla fuori di nulla sul palo sinistro di Frank. Possesso Italia dal basso. Ricciolio trova Oriente. Interno verso Emanuele, di prima verso Diego, che non tiene il pallone in campo. È divenuto con le mani però affrettare i tempi. Palla verso Umberto, pizzica Imperatore. Palla in verticale, Bruno degli Alisi sulla sfera. Imperatore, 1-2. Ancora Bruno. Picciolio. Palla che passa, poi Diego riesce a toccare a Manuele e poi tira De Luca in due tempi, bravissimo a riprenderla con una certa precisione, a trovarla tra le due mani. Poi Petagna muove la sfera larga, male. Mani Bruno, Diego in avanti. De Luca, ma non ha qua, verso Freddi. Controlla, sterza due volte, Oriente pizzica la sfera, poi di nuovo duello, uno contro uno, ancora Oriente sul pallone, Marco spinge, rimpallo, fondo, 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 tossici dipendenti che non siete altro, ma che è sta crisi, ma sta a posto, vamo a vedere la mano così tutti quanti, sei impazziti, occhio all'attenzione che a volte fa sfuggire episodi. Lancio lungo di Marco Ricciolio, lungo. Italia che comunque ha rinunciato al possesso in diverse circostanze, buttando questa palla direttamente fuori dal fondo. Divenuto, sta tenendo però sotto scacco i campioni in carica. Diego, Naviglia recupera, Amedeo, Naviglia, Danese. Freddi rientra, mamma mia, sinistro fuori di nulla. Marco Ricciolio, passa un tizio globo ma c'ha la borsa aperta per trasportare nulla, avrà perso tutto. Marco Ricciolio va su, lunga per tutti. 14 o 13 minuti più o meno se ne sono andati nel secondo tempo. 12 minuti alla fine. Rimessa battuta. Freddi gira angolo. Naviglia sul primo. Chiuso. Freddi tutta dietro per De Luca. Anche Paco col mancino su. Gran palla Naviglia rimescola. Frank e poi Imperatore a schermare la seconda palla. Cita prova a allungarsi su Emanuele Esposito, sterzata sinistro a cercare un compagno, trova un 1-2 casuale. Ancora Cita, guarda la porta, deviazione, angolo e palla fuori, fuori campo. E allora corner al rientro per Umberto, fuori per Danese, controlla, ci mette un po' Naviglia, campanile nel box, saltano tutti, Marco ci arriva. Rimessa Napoli, battuta con Citarella, Freddi, occhio, mattonella, sua, gambone, grande intervento di Imperatore sulla sfera, attenzione ripartenza, palla per Gaudieri,
Sinistro e palla in rete. Contropiede dell'Italia, 3-1. Grandissimo operatore a recuperare la palla su Freddy Dag. Scivolata, incastra quel pallone sotto i piedi, lo innesca a Gaudieri e gol. 9 alla fine, più recupero. Stiamo viaggiando quindi con un ritardo di circa 27 minuti. Ed il match delle ore 22 inizierà alle 22.30 più o meno. Un campo per l'ultimo match. Red Blood e Liverpool. Mentre Divo va da Fantantonio di là per Petagna. Prova la mano avvolgente la squadra in maglia nera. Fuori. Picciolio su. Stomaco di Petagna. Vetrano. Si allunga a sinistra. Fondo. E allora ha vinto l'equipe sull'altro campo. Quindi si lancia a 16 punti. Qua e quindi sta cadendo il Napoli. Occhio che cambia di nuovo la capolista in vetta a questo girone se dovesse finire così. Ma Freddy Dag cambia passo. Sinistro, paratona di Frank. Poi retropassaggio killer. Marco Ricciolio se la cava. Palla lunga verso Gaudieri. Divo Frank. Occhio che ha chiuso la sarracinesca. Palla verso Freddy. Vetrano sposta. Torna la danese. Apre qua per Divo. Cercava Freddy. Archiona per un attimo Cavaliere. Mezza ruleta di Freddy. Fallo, punizione. Lo stanno tenendo a bada come non avevamo quasi mai visto i ragazzi dell'Italia. Freddy Dag. Marco, Marco. No, ma tu c'hai la felpa in Malerdegna, che sta roba? Edizione 2014. Spettacolo. Ma chi era? Bravo! Chi era il tuo mister all'epoca? Antonio. Peppe, vabbè, lo fa ancora il mister. Ah certo. Diego non aggancia. Danese. Centralmente va per Vetrano, che imbuca Freddy. Tiro di punta, Frank, col piede. 1-2 con Vetrano da parte di Freddy Dag. Danza sulla linea di fondo, mette dietro. C'è Danese di là. Manuele che mette fuori. Ancora Danese. Con le mani verso Naviglia. Palleggia due volte. Suo l'unico gol del Napoli in questo match. Ancora Umberto. Porta a spasso la sfera. Si appoggia Divo. Sale un po'. Destro per Freddy. Tacco, segue bene Cavaliere. Allontanano i ragazzi dell'Italia con Diego più alto di tutti. Retropassaggio verso Paco, ma non verso Cita. Ritmo ora abbastanza alto col Napoli che pressa. Calcione su Cita. Punizione. Cita! Fuori. Bruno. Giù. Acciolio. Ancora degli Alisi. Di là tutta. La tiene in campo Manuele. Ritorna da Bruno. Tutta dietro per Frank. Cavaliere va a giocare in mezzo al campo. E poi però Frank la dà larga. Comunque Cavaliere da solo. Cerca Diego, non aggancia. Come Pioli? Come Pioli. Manuele lascia lì questo pallone. Petagna lo prende. Cita. Ruota dietro. Caviglia. Gran palla verso Freddy. Sposta, cerca spazio. Cavaliere su di lui, lo insegue. Vuole un fallo Freddy. Non lo tiene. De Luca. Vetrano solo qua. Sposta. Tira. Largo. Va su. De Luca lascia entrare in porta. Uno delle Alice esulta ironicamente.
E danese. Città. L'ultimo ritocco è di Bruno. Si gioca. Palla dietro. Diego. Manca l'aggancio. Fant'Antonio. Sposta con un fallo cavaliere, secondo il direttore di gara. Dag! Chiede una mano. Vediamo. Calcio di rigore. Mano. Parata. Rigore netto. Posso vedere per curiosità? No. E allora, c'è la mano di Bruno che alza il pallone in corner. Live era molto difficile vederla perché era una sassata. Ma non è fatto come, perché si abbia occhio, non è, perché no, no, lui non prende proprio, cioè no, è fuori dal corpo suo. Freddy contro Frank. Rete 3-2. Quando mancano 2 minuti di recupero. Là, è lui, questo, vabbè, però raga, non è che mentre, ci vogliono un po' di cose, sì, ce li ho, io ho delle chiavi. Blu. Oh, questi sono di loro. Posto? Diego! De Luca concede il corner, non è vostra quella chiave. Fondo. Di Luca gioca il pallone a Freddy, rientra, prova in porta, Imperatore scherma, ultimi 100 secondi del match, danese per Cita, anzi anche meno perché non ho considerato il tempo dopo, subito dopo la rete, palla dentro, Bruno allunga e poi palla dentro con le mani, svetta Imperatore. C'è l'equipe lì fuori che sta ovviamente tifando per l'Italia, ma come se non ci fosse un domani probabilmente. Bicicletta e via di Marco Ricciolio. Antò, questa è stata la finale, ma una bella partita di Lega, non trovo. È vero, è vero. Ma c'è fallo su Umberto, Gaudiri su, De Luca, vediamo se ci prova. De Luca, prova lui, Raso diventa un assist, rimane là. Angolo. Meno di uno alla fine, 30 secondi credo per la precisione. Naviglia tutta a giro, triplice fischio, si impone l'Italia, 3-2, cade il Napoli, superata dall'equipe per una settimana prima dello scontro diretto. E allora, penultimo match, era un big match di giornata, Italia-Napoli è stata la finale della scorsa edizione, fine 1-0, finisce 3-2, di nuovo di misura, vincono loro, Umberto, l'equipe vi scavalca per una settimana, cioè avete lo scontro diretto da giocare, un finale di stagione imprevedibile, perché poi l'equipe perde terreno contro il Liverpool, poi è arrivato a questo scontro diretto, segni solo tu per 47 minuti, poi trovate il rigore, che è mancato oggi? No, cattiveria, boh, abbiamo giocato male, ci sta, facciamo sempre questo, ogni torneo una partita dobbiamo perdere per scaramanzia, per riprenderci. No, no, niente scaramanzia, però noi abbiamo dato quello che potevamo. Niente, e allora? Siamo fiduciosi, come ogni torneo noi vogliamo vincere. Sinceramente, mo vado a farmi una bella scovata alla faccia di Baretti, che sinceramente quelli si vedono la partita. No, ma non taglierei questo. No, no, non tagliare. Zero, zero. Io mi vado a fare una bella scovata. Sei vemmo tu. Perché io ho vinto. C'è Assi, c'è una partita che. C'è Assi, ok. Io questo torneo lo vinco e l'ho vinto da come l'hanno vinto loro. E questo mi piace, perché loro, zitti, sono Radaman, sono contento che hanno vinto loro. Gulla mia, hanno vinto solo loro. Va bene. Ci vediamo la settimana prossima. Ci vediamo la settimana prossima. Ma no. Ma c'è calma, fra. Ma calma, ma ti giuro, io sono tranquillo. Basta! Gio, secondo me, tu e Frankie mi eri in campo al di là dei gol, però sul tuo recupero parte il contropiede, secondo me hai gestito bene lì davanti allo schermo e alla difesa, bloccare giocatori del loro livello non è mai facile, poi Frank ha fatto tante parate. L'Italia si rilancia in questo finale di stagione salendo a
non mi far dire 14, sì, perché stavate a 11, perfetto, 14 punti meno uno da loro con una partita in più, e c'è anche l'equipe nel mezzo. Si può ancora vincere il campionato oppure va bene la Champions? No, ma noi puntiamo sempre a fare il massimo, diciamo, di punti, anche per il ranking. Secondo me il campionato ormai è andato, nel senso che non vedo ostacoli neanche per loro. Quindi è stata una bella partita, perché queste qua sono finali, sono semifinali, sono, diciamo, partite di playoff, quindi giocarle va sempre bene, soprattutto vincere ti può dare quel qualcosa in più quando le prendi nelle fasi finali. Che cambia tra questa e la finale come partita, secondo te? Che quella è una finale, questa la finale secondo me la dice un episodio, fece un gol esagerato, il numero che oggi non ha trovato, perché gli avete sempre sbarrato la strada, sì, su questo lato, loro facevano sempre una fatica bestiale, mentre loro si muovono, giocano, quindi ci vanno sette ball moon per stare da dedica per il uno dei miei MVP a tutte le donne. Complimenti all'Italia, Gio, a Franca, adesso Napoli, a Napoli, prima che mi Napoli di Mazzarri, ciao,